Buonasera ragazzi, finalmente ce l'abbiamo fatta a fare il video di commento sulla Desert X. Siamo qua tutti e due, dopo capirete perché, con il buon vecchio Alessio. Ciao. La Transanatolia si avvicina, la nostra preparazione prosegue e la preparazione delle moto anche. Ci avete scritto in tanti e adesso qui le domande che prontamente... Quelle più gettonate, che prontamente ci ha mandato Federica, e quindi le vorrei che le commentaste poi anche voi, anche in funzione delle risposte che daremo. Allora, questa è la moto, non è assolutamente ancora finita, vi faremo adesso vedere qualche dettaglio, intanto passa qualche immagine. Comunque mancano ancora i cerchi di bar tubeless con delle sezioni più ridotte per poter optare a quello che abbiamo deciso di fare, ovvero di mettere delle mousse interne che faranno da, diciamo, da backup in caso di foratura, adottando delle gomme tubeless. Quindi l'idea sostanzialmente, dato che sono moto molto pesanti e la mousse avrebbe delle serie difficoltà a resistere per migliaia di chilometri, l'idea è di utilizzare le mousse come backup. Ovviamente però su questo tipo di cerchi non è possibile, perché sia su Africa Twin che su Desert X il canale è troppo grande e le gomme da 140, quelle che canonicamente vengono usate per l'enduro, non vestono bene. In più la geometria di questi cerchi è molto debole per l'uso fuoristradistico un pochino spinto. Da poco reduci della tappa dell'Aquila del campionato italiano Motorelli, e diciamo che queste moto erano veramente troppo per quella tappa, perché... non abbiamo penato di più. Probabilmente è stata una delle esperienze di enduro più spinte in assoluto con una moto grossa, esatto. Perché stiamo parlando di moto che comunque si intestano sui 250 kg in esercizio, tra attrezzi e tutto quello che ti devi portare dietro. Allora, partiamo subito con le domande. Mesta Festa ci scrive: io mi sono trovato male nel misto stretto con zavorrina. Sospensioni, punto di domanda. Cerchio da 21, punto di domanda. Scusa, ma cosa intendi per misto stretto con zavorrina? Quindi con zavorrina immagino di capire amica o ragazza dietro, ma nel misto stretto immagino a livello stradale. Allora, quello che io ti posso dire per la mia esperienza stradale con questa moto è che è molto molto versatile e molto guidabile. Credo che su questo convieni anche tu, no? Sì, è molto agile. Non l'abbiamo però utilizzata così tanto per apprezzarne l'uso a livello stradale, soprattutto poi in due. Quello che abbiamo un po' compreso di questa moto è che è estremamente versatile e agile nel misto. È ovvio che rispetto a una moto con il 17 all'anteriore o il 19, un 21 potrebbe essere un pochino meno maneggevole, però resta comunque una moto nata 18-21 e quindi sicuramente è un po' un compromesso. Rispetto ad un Africa Twin io l'ho trovata forse addirittura un po' più agevole, perché la distribuzione dei pesi... Sì. Probabilmente anche un baricentro differente, quindi il risultato che la si percepisce più maneggevole. Andiamo avanti. David Burgis. Questa non è una domanda, ma grazie. Looks cool. Commenta. Grazie. Andiamo avanti. Slau scrive: ora te la senti cucita addosso? No. Il lavoro è ancora lungo. Abbiamo da poco adottato le sospensioni complete di Andreani, montando le nuove cartucce Misano Rally all'anteriore e dietro un Ohlins in condizione sperimentale appunto al posteriore. Stiamo facendo ancora il setting, il forcellone è molto corto, stiamo anche valutando di aggiungere una maglia alla catena per poter tirare il registro il più possibile indietro, per cercare di allungare un pochino l'escursione del forcellone. Aspettiamo un secondo che c'è questo ragazzo con questa pit bike. Sembra un 600, un 525 KTM. Ok, andiamo avanti, quindi il lavoro ancora da fare ce n'è. Sicuramente ciò che ritengo sia veramente definitivo e soddisfacente è l'immenso lavoro fatto da Gianluca, che ringrazio, di Gamma Zinken, il quale ha dotato la moto di una protezione per la scocca, la parte inferiore del motore, quindi paracoppa,
e di tutta la torre. La torre si è dimostrata dopo il test iniziale in Sardegna, che si smollava un po' per questioni legate al serraggio, frena filetti, ma adesso anche alla tappa del campionato italiano si è dimostrata perfetta. E se non si è smollata lì, mi viene da dire che non si smolla più. Un portento, un grande giallo. Perché ne abbiamo viste tante di pietre, e tra l'altro non lo so, ma l'impressione che abbiamo avuto è che le pietre aquilane sono più dure delle pietre appenniniche del nord Italia. Quindi... Sì, probabilmente in Abruzzo ne hanno anche di più. sono tutte rotolate lì. Quindi il percorso è ancora lungo, però la moto piano piano sta dando diciamo ottimi feedback, e ammetto anche che sto cercando di imparare a guidarla io al meglio, perché è un esperimento nuovo, è tutto nuovo anche per me, ed è, insomma, non è semplice trovare un feeling con una motona del genere, che poi tra l'altro non trascura assolutamente la potenza. Qui rido perché la domanda l'ha scritta lui. I Santi erano consapevoli di dover partecipare al progetto? Non credo, ma in realtà la sfida, vabbè, si sta dimostrando più ardua di quello che ci siamo un pochino auspicati l'anno scorso, perché di base questa moto ha ancora, come dire, tante piccole cose che andrebbero perfezionate per l'uso fuoristradistico. In primis la sua oggettiva delicatezza, è una moto molto delicata, cosa che, non lo so, l'Africa Twin ben dotata di protezioni tende ad essere un pochino più bozza, un po' più resistente. Sì. Tra l'altro Alessio ultimamente la sta collaudando sul gravel. In collaborazione con la forza di gravità ci stiamo adoperando a testare la sua resistenza. E andiamo avanti. Allora, Ilo 91 scrive: come avete intenzione di rinforzare le barre originali? Gli specchietti sono double take, la grafica da chi l'avete realizzata voi? Grazie. Allora, per ordine, come avete intenzione di rinforzare le barre originali? Così, come vedete appunto in sovraimpressione, con delle piastre di rinforzo saldate a TIG, dalla mia nuova passione per la saldatura TIG, e l'intento è quello di rinforzare proprio le linee di saldatura originali, che sono lievemente crude. Purtroppo la sezione del tubo non è delle più generose, ma non è tanto la sezione esterna quanto lo spessore proprio dei tubi. Inoltre la problematica risiede proprio qui, perché tutta la forza che viene applicata nell'urto va a trasferirsi verso l'altra barra, perché questo braccio non ha alcun ancoraggio alla moto, perché la moto non ha sotto una culla. Quindi adesso abbiamo apportato questa modifica, come vedete nelle immagini, con la speranza che renda il tutto un pochino più resistente. Gli specchietti sono loro, sono questi specchietti di base montati sostanzialmente sugli attacchi ram out, quindi la comodità è che li puoi reclinare velocemente. Allora, hanno un costo spropositato a mio avviso. Il vantaggio dove sta? È che se togli gli specchietti hai lì due belle palline ram mount dove gli puoi attaccare una 360, una GoPro, e 321 hai già la moto pronta per fare i video. Quanto costano? Se non sbaglio questi rotondi siamo sulle 140 euro. Quelli canonici a uso enduro, brutti come il peccato, che esistono dagli anni 80, funzionano alla grande, costano 23 euro credo. Sì, quelli pieghevoli che si mettevano sui garelli costano 20 euro. Perché non hai messo quelli? Semplicemente perché mi dava interferenza con il roadbook, e sinceramente di stare a spendere ore preziose di lavoro per la questione specchietti ho detto vabbè, spendiamo 100 euro e risolviamo il problema, perché di lavoro ne abbiamo veramente tanto da fare. La grafica la facciamo noi, l'abbiamo fatta noi, adesso stiamo facendo la grafica anche del CRF di Alessio. Le fa Alessandra, quindi non è stato facile ricalcare le dime di questa moto, perché ovviamente è nuovissima. Queste non sono le grafiche definitive, perché le grafiche pre-gara saranno diverse, ma diciamo che siamo abbastanza soddisfatti del risultato, e vedo dai feedback che ci date che piacciono molto anche a voi. Scriveteci nei commenti cosa non vi piace, cosa avreste migliorato, che ci tengo sempre a sapere la vostra opinione.
ci scrive in inglese Onza Lab: com'è la torre Rally? Hai foto di com'è fatta? Sì, ti mando direttamente sul sito di Gamma Zinken, o comunque ci sono delle fotografie proprio sul sito di Gamma Zinken, o vi lascio comunque il profilo in sovraimpressione Instagram per avere poi tutti i dettagli specifici. Questo è un prototipo, le versioni definitive avranno delle colorazioni un pochino meno rusted, sono un pochino più finite per l'uso commerciale. Una delle domande più belle, allora la tengo per ultima, perché qui motivo del perché c'è qui anche Alessio, perché potremmo aprire un dibattito, ma la tengo per ultima. Allora, cos'è protetta meglio del parapompa originale optional più paramotore maggiorato originale optional? Ah, ok. Allora, qui vedete cosa abbiamo fatto con il paracoppa di Gamma Zinken per andare a proteggere la pompa originale. Il paragone rispetto al parapompa originale sinceramente non ce l'ho, so solo che il parapompa originale è un tubo, non va a proteggere in caso di pietre acuminate, perché se hai la sfortuna che la pietra si insinua, esatto, purtroppo rimane gran parte della pompa esposta, e quando si becca una pietra in un punto preciso va a rompere, come è successo a me con il carter in Sardegna. Se vi ricordate le storie Instagram, la pasta bicomponente, esatto, che ci ha salvato, perché lui ha proprio appoggiato la moto da niente, da fermo, ed era il momento di quel carter, perché si è creata questa fortunatamente lieve crepetta, ma lui ha su un super paramotore protettivo che però in quel punto era lievemente esposto. Lì c'è anche la componente sfiga, sì, mettiamola così. Quella gioca sempre a sfavore. Avete in mente di fare altri progetti, pezzi per proteggerla un pochino di più? Allora, guarda, mi piacerebbe dirti no, perché il mio desiderio è di andarci in modo di non continuare a misurare l'asfalto, però hai assolutamente ragione, è una domanda più che legittima. Quello che vi posso dire, una cosa importante, è questa interferenza. Abbiamo fatto prolungare il paracoppa da Gamma Zinken sulla linea del freno posteriore, proprio per evitare che la leva del freno si possa insinuare all'interno del motore in caso di caduta. Scopriremo se ci sono altre parti deboli. Domanda più calda in assoluto sulla base dell'esperienza maturata di parecchi anni, sia di Alessio che mia, con l'Africa Twin. Quindi la domanda è: rispetto all'Africona com'è? Alessio, metto via le domande. Per quanto riguarda la guida, le differenze sono che la Desert X risulta più agile. Da subito fa prendere confidenza e ti porta ad andare più veloce, mentre l'Africa Twin ti dà il suo peso ti rende più attento all'inizio. Poi, per quanto riguarda peso, la differenza, siamo sui 30 kg in meno per la Desert X. Qualcosa giocano, ma non è una grossa differenza. Sì, poi ecco, dobbiamo, sì, anche citare che il paragone che noi abbiamo della nostra Africa o delle nostre Africa è di Desert X, che Desert X ha un'omologazione sui antinquinanti superiore, quindi l'hanno dotata di protezioni catalitiche estremamente pesanti. Sì. Noi è vero che abbiamo risparmiato questi pesi, ma ne abbiamo dovuti aggiungere significativi sulla torre di navigazione, piuttosto che anche il paracoppa, perché comunque il paracoppa originale è un lamierino, questo è un paracoppa da 5-6 kg. È tutto peso aggiunto, però cosa fai? Non lo metti con il rischio di distruggere la moto? Quindi, esatto, tendono a equiparare i pesi, proprio perché comunque l'Africa tende a essere un pochino più pesante, ma già il fatto che ha un telaio sotto che fa da culla, questa non ce l'ha. È ovvio che contribuisce di più alla protezione, ma anche al peso. Percezione che ho avuto io è che questa moto rispetto all'Africa è sicuramente molto più bilanciata a livello di simmetria dei pesi dall'anteriore al posteriore, cioè è molto più bilanciata sulle pedane. Lo vedi anche in un piccolo salto, dove l'Africa tende a impuntarsi sull'avantreno e questa tiene a conservare un pochino di più la traiettoria lineare.
Dalla sua però l'Africa è forse un po' più sincera, nel senso che ti avvisa prima quando l'avantreno comincia a scartare. Questa, avendo questo bilanciamento più centrale, ti avvisa meno, e non aiuta il fatto che, avendo un motore molto generoso in erogazione, tendi a inasprire il problema o l'errore, proprio perché è molto più pronta, ha una coppia molto più vorace ed è un motore molto più difficile da controllare. L'Africa tende ad essere un pochino più più dolce, cioè un'erogazione, mi verrebbe dire, forse più giusta, no, nel fuoristrada. Esatto. Di contro, perché non voglio essere fazioso, quando devi fare un sorpasso, che sei in trasferimento e sei in strada, diciamo che con questa ti parte un pochino più il sorriso sotto al casco. Con l'Africa un po' meno, perché è un motore un pochino più mansueto, ecco, quindi c'è anche una piccola differenza di potenza tra i due motori. Engineering diverso, poi comunque questo è un motore che questa monta comunque il 937 di multistrada, è un motore stradale. Lo hanno cercato di rendere più mansueto per il fuoristrada, però comunque è un motore nato per andare di base forte, quindi, mentre l'Africa è stato già un po' più pensato per un uso più promiscuo. Altre differenze, ma a livello di geometrie io ho trovato quasi un'equazione, cioè nel senso che sono, si equiparano a livello di misure, perché quando mi sono trovato a guidare questa in piedi, con giusto la regolazione dello sterzo allentato sui riser e avanzato lievemente, cosa che ho fatto anche sull'Africa, mi sembrava veramente di guidare la stessa identica moto, a livello quindi di postura sulle pedane, ginocchia, eccetera. Sicuramente, forse, Alessio, magari sulla tua, che è l'Adventure, sì, è un po' diverso il ginocchio, perché è un po' più sì, larga, no? Sì, la differenza delle dimensioni del serbatoio ti portano a tenere sull'Africa le gambe, le ginocchia più aperte, quindi si ha un po' di difficoltà nello stringere la moto, cosa che sulla Desert, essendo più snella, più in quel punto lì ci si trova più comodi. Ecco, una cosa che mi sento di dire è, allora, la Desert è lievemente più alta dell'Africa, ma non te ne accorgi, a parità di dotazioni originali. Adesso qui noi metteremo poi la sella Rally, però la sella di Desert X originale rispetto alla sella di Africa Twin è più stretta, quindi automaticamente la coscia scende più velocemente a terra, conseguenza ti trovi a poter gestire una moto più alta ma con le gambe più chiuse, perché quando una sella è molto confortevole ed è larga la seduta, tendenzialmente ti va a tagliare molto l'altezza e quindi ti serve la gamba molto più lunga. L'Africa Twin tende ad avere una sella un po' più, come dire, confortevole per le distanze lunghe, ma di base risulta essere apparentemente più alta. Che dire, io concluderei qua il video. Ragazzi, iscrivetevi al canale, scriveteci nei commenti tutto quello che pensate, se l'avete provata, se avete provato un Africa Twin, le vostre impressioni, perché allora, ne abbiamo provate diverse, c'è chi dice paragoniamola a un Teneré, c'è chi dice paragoniamola a un 890. Noi siamo giunti alla conclusione che sono quasi imparagonabili queste moto, perché sono molto diverse. Il Teneré è una moto più bassa, più leggera, l'890 è una moto molto più tecnica, è una moto più corta, l'Africa Twin è una moto completamente diversa, cioè sono un po' forzate questi paragoni, perché in comune hanno i cerchi, hanno la tipologia di segmento commerciale, ma poi sono veramente molto diverse, quindi meglio una o meglio l'altra. A un certo punto diventa sempre soggettivo, quello che può piacere a me non può piacere a lui, e così non può piacere a voi, o magari piace a voi. Esatto, quindi meglio lo dovete decidere voi, quindi se sicuramente quello che vi invitiamo a fare è andare a provarle le moto, perché poi il feedback è anche basato sulla propria esperienza personale. Io magari posso anche accettare alcuni difetti di una moto a discapito di altri, magari il mio uso è prettamente fuoristradistico, quindi il fatto che questa moto non abbia, come leggo, una grande protezione aerodinamica, magari per me è ininfluente, per un altro invece è fondamentale, perché la deve utilizzare per i viaggi. Quindi spetta a voi
contribuire a, diciamo, queste considerazioni collettive. Io spero che il video sia stato di spunto, sia stato utile, e continuate a seguirci sul canale NetGate ADV per le avventure. Seguiteci. Ciao. Ciao.